È un po' basso. È proprio l'uscita più comoda del mondo, ma... Buongiorno! Che qua collassava. Tutto pronto per il tuo primo giorno a Hogwarts? È tanto che sognavo questo giorno. Mi sembra incredibile essere qui. Beh, credici. E goditela più che puoi. Non avrai un altro primo giorno a Hogwarts. Davvero? Visto che inizierai direttamente dai corsi del quinto anno, dovrai rimetterti in pari con i tuoi compagni e non restare indietro. Specialmente perché alla fine di quest'anno dovrai superare i gufo. Gufo? Sì, il giudizio unico per fattucchieri ordinari. Dall'esito dell'esame dipenderà la tua futura carriera. Dopo aver discusso con il preside e l'ufficio per l'istruzione magica del ministero, abbiamo pensato a un sistema straordinario per garantire il tuo successo negli studi. Ecco qui. Una guida pratica alla magia. Ti aiuterà a tenere traccia di ciò che hai imparato, così potrai padroneggiare ogni materia del quinto anno. Farai bene a sfruttare al massimo questa risorsa incredibilmente preziosa. Grazie, professoressa, ma che significa che terrà traccia di ciò che imparo? Forse vederla in azione risponderà a tutti i tuoi interrogativi. Seguimi, ti mostrerò di cosa parlo. Mm-hmm. Da questa parte. La texture è bella. La guida ti darà l'opportunità di esercitarti nella magia e ti farà conoscere la storia del mondo magico. Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa come la guida pratica quando ero una studentessa. Usare la guida ti insegnerà anche a prestare attenzione a ciò che ti circonda. Cerca di stare al passo. Mm-hmm. Ah, sembra che la guida... Qua. Lancia Revelio sul quadro e vediamo cosa dice la guida. Qui è andata la frase, è andata... Revelio! È persa. Allora, ritratto di Baruffio. Questo quadro rappresenta il mago Baruffio, noto per il suo elisir della mente, usato a monito di ciò che può accadere se un incantesimo non viene pronunciato correttamente. Una volta, infatti, Baruffio disse S invece di F e si ritrovò steso a terra con un bisonte sopra il petto. Però, in effetti, sì. Hai sbloccato una guida, una sfida della guida pratica. I tuoi progressi verso il completamento delle sfide appaiono qui. Uno dei due. Raccoglie. Vediamo. Ok, questo è il tuo livello magico, quello lì in mezzo, in alto. I punti esperienza ottenuti dalle sfide aumentano il tuo livello e il tuo potere. La guida pratica tiene traccia dei tuoi progressi nelle sfide. Seleziona il menu sfide per continuare. 1% progresso generale. Cogliendo la tua prima pagina della guida, hai sbloccato la nuova categoria sfide. Tutte le nuove sfide che sbloccherai nel corso della tua avventura appariranno qui. Seleziona la pagina della guida pratica per continuare. Ogni sfida è suddivisa in livelli. Ogni volta che ne superi uno, sblocchi delle ricompense speciali, dagli aspetti a potenziamenti vitali. Vitali nel senso che sono essenziali, o vitali nel senso che aumentano la vita, punti vita. Comunque, raccogli due pagine della guida. Ricompensa occhiali. Altri occhiali, praticamente. Le ricompense vanno ritirate nel menu sfide. Torna spesso a riscuotere i premi che hai sbloccato. Ma lei ha smesso di parlare. Ingegnoso, vero?
Tieni gli occhi aperti e troverai tante opportunità come questa dentro e fuori il castello. Mi stavo preoccupando, ma c'è un gatto tigrato. Vediamo. Non perdiamo tempo, devi andare a lezione. Prendiamo così, aggiunge dei dettagli, no? Lo segui, eccetera, eccetera. Ah, tempismo perfetto. Ti mostrerò come usare le fiamme della metropolvere per spostarti più rapidamente. La tua guida pratica contiene una mappa del castello. Aprila e cerca la sala centrale. Ok, quelli sono i punti di trasporto. Cioè, ti si avvicini quando si accende la fiamma verde, vuol dire che l'hai attivato ed è usabile. Ok, hai scoperto un punto di viaggio rapido delle fiamme della metropolvere. Puoi aprire la mappa in qualsiasi momento per viaggiare rapidamente verso le fiamme della metropolvere che hai scoperto, ovviamente. Hogwarts è diviso in due aree principali, il campo. Il lato sinistro della mappa comprende gli alloggi degli studenti e dei professori, le sale comuni e della casa, le sale comuni delle case e la sala grande. Ok, seleziona l'ala sud. Immagino, sì. E poi si zoom e si vedono le fiamme. In questa visuale puoi vedere le fiamme della metropolvere disponibili nella regione. Le fiamme della metropolvere verde rappresentano quelle che hai già scoperto, le altre no, ovviamente, quelle grigie. Il lato destro della mappa invece comprende punti di interesse scolastico, tra cui la torre di astronomia, la biblioteca e le serre. Quindi questa. E qui quella, ok. Biblioteca, tipo, eccetera. Seleziona biblioteca, ok. La professoressa Weasley ha sbloccato per te le fiamme della metropolvere dalla sala centrale. Questa, quella qua. Quindi, viaggia. Andiamo lì. Ed eccoci qua. Un bel risparmio di tempo. Queste scale conducono dirette alla sala centrale. Da lì è possibile raggiungere velocemente qualsiasi punto del castello. Qui l'attività ferve sempre. È il cuore dell'alveare, la nostra stazione di King's Cross, per così dire. La stazione di Londra. È tutto. Oggi il tuo orario prevede due lezioni. Dovrai seguire incantesimi e difesa contro le arti oscure. E vorrei che tu andassi a Hogsmeade il prima possibile per sostituire il materiale scolastico che hai perso per strada. Potrebbe dirmi qualcosa di più su difesa contro le arti oscure? Il corso di difesa contro le arti oscure si concentra sui metodi per difendersi dai mali che sono in agguato oltre queste mura. La padronanza della difesa contro le arti oscure è indispensabile per gli aspiranti Auror. Fortunatamente, l'insegnamento di questa disciplina è affidato alla professoressa Eckhart, una docente di grande bravura. Ha per caso detto Hogsmeade, professoressa? È l'unico paese in tutta la Gran Bretagna abitato unicamente da maghi e streghe e ospita negozi e pub. Troverai tutti i materiali scolastici di cui hai bisogno a Hogsmeade. Immagino che a suo tempo ci andrai anche per gustarti una burro birra in compagnia. Burro birra. Cosa imparerò a lezione di incantesimi? Esattamente quello che ti aspetti. Magie, incantesimi, fatture. Davvero? Utilissimi. Penso che il professor Ronan ti piacerà. È un mago simpatico e perspicace. È un bravissimo insegnante. Impareremo a fare le fatture, e quelle di lavoro intendo. Grazie, professoressa Weasley. È molto da assimilare il primo giorno e hai tanto da imparare. Fortunatamente, i tuoi professori hanno accettato di assegnarti degli incarichi aggiuntivi. Recupererai in men che non si dica.
A giudicare da come hai usato Revelio fortunatamente, poco fa, direi che il professor Fig è riuscito almeno a insegnarti le basi. Sì, professoressa. È stato molto vago circa gli eventi che hanno preceduto il vostro arrivo, in particolare su ciò che è successo dopo l'attacco del drago. Sospetto che la storia vada ben oltre la ricerca di oggetti e una deviazione nel viaggio verso il castello. Ho curiosa la tipa. Abbiamo fatto una piccola deviazione venendo qui. Abbiamo esplorato delle rovine e non posso aggiungere altro. Bravo. Delle rovine, eh? Beh, immagino che il professor Fig abbia i suoi motivi per questo riserbo sui dettagli. Parli del diavolo? Professor Fig, scommetto che le fischiavano le orecchie. Oh, sì? Sì, si direbbe che lei abbia fornito al nostro nuovo arrivo delle solide basi nel lancio degli incantesimi. Ah, temo di non potermene prendere tutto il merito, professoressa. La sua predisposizione alla magia è più unica che rara. Beh, sono felice che siate arrivati sani e salvi. Ci sono fior di barche e carrozze per arrivare a Hogwarts, e lei invece ha scelto di incrociare un drago. Non direi si sia trattata di una nostra scelta, professoressa. Purtroppo è stato il drago a scegliere noi. Beh, basta chiacchierare. Devo andare in classe anch'io. Professor Fig, posso contare su di lei per una spiegazione della mappa della guida pratica? Certamente. Grazie. Un tono un po' strano, eh? Buona fortuna. Grazie, e ricorda grazie. Di usare la guida pratica. Il suo aiuto ti sarà prezioso. E lo sarà anche per me. La userò per tenermi aggiornata sui tuoi progressi. Sì, ci spii? Segui le due lezioni di oggi e vieni a cercarmi in aula quando avrai finito. Ti spiegherò meglio gli incarichi di cui ti parlavo. E vedremo di organizzarti un viaggetto a Hogsmeade per quei materiali. Oh. Visto che in realtà non sappiamo nulla, perché ce lo vediamo, non abbiamo le magie, non sappiamo, cioè, perché non potevamo partire al primo anno? Cioè, capisco l'età, però voglio dire, saltiamo 5 anni di scuola e non abbiamo imparato niente, non è proprio sensatissimo. Comunque, parliamo con lui. Professore, che bello vederla. Piacere mio. Speravo proprio di incrociarti oggi prima che ti immergessi completamente negli studi. Parlavi di esplorare delle rovine con la professoressa Weasley? Mi ha preso alla sprovvista, ma non le ho detto altro sui nostri viaggi laggiù. Credo che sospetti che non siamo stati del tutto sinceri al riguardo. Sì, beh, la professoressa Weasley è una strega brillante e acuta. Hai fatto bene a tenere per te i dettagli per ora. Non sappiamo dove condurrà l'impresa in cui ci siamo imbarcati. Potrebbe richiedere più flessibilità coi tempi di quanto lei voglia concederti. E potrebbe sentirsi costretta a riferire al preside dei dettagli che sarebbe meglio rimanessero fra noi. Capito, professore. Bene. Tu hai talento, è vero. Ma proprio per questo hai l'obbligo morale di addestrarti al meglio. Fortunatamente hai a disposizione un'ottima squadra di streghe e maghi pronta a guidarti. Parlando di guide, devo dirti una cosa onde evitare un altro rimprovero della professoressa Weasley. Vorrei mostrarti l'incantesimo che abbiamo incluso nella mappa della guida pratica. Aprila e dacci uno sguardo. Questo simbolo rappresenta le missioni principali. Completandole farai progredire la storia, sbloccherai nuove funzionalità e riceverai punti esperienza, chiaramente. Quindi ci sono le due lezioni praticamente. Alcune missioni sono bloccate per requisiti di incantesimi o livello. In questo caso sarà necessario raggiungere il livello richiesto e o possedere l'incantesimo necessario per avviare la missione. Puoi imparare nuovi incantesimi completando gli incarichi dei professori o come ricompensa delle missioni. Quindi poi ci sono gli incarichi con la pergamena bianca. Segui una missione con A per continuare. Quindi qui abbiamo appunto o le lezioni di difesa contro le arti oscure oppure
lezioni di incantesimi. Secondo la mappa della guida pratica, la classe del professor Ronen si trova nell'ala di astronomia. Questo castello è davvero enorme, devo usare la bussola, ok, col digitale su, e scoprire in che direzione devo andare. Ricompensa ci dà accio, che è un incantesimo. Questo levioso, invece. Questo castello è un labirinto, devo usare, ok. Facciamo questo. La mappa è incantata, ti aiuterà a trovare la strada. Mi tornerà molto utile. Grazie mille. Bene, direi che ti aspetta una giornata intensa tra le lezioni e la visita a Hogsmeade per comprare i materiali, inclusa la bacchetta. Il signor Ollivander ti piacerà, è un artigiano eccezionale e mio buon amico. Quando avrò scoperto qualcosa sul nostro misterioso medaglione, te lo farò sapere. Per adesso concentrati sulle lezioni e fa attenzione in classe. Ciò che impari tra queste mura servirà ben più che superare i gufo. Ok. Quindi, così. Nuovo oggetto sbloccato. Lo considero un oggetto. Ma poi ci sono le pagine che vedremo, dovremo prendere qua. Qua c'è un enigma, a quanto pare. Revelio! Ventuno? Cosa vuol dire 21? Lo vedremo. Poi appunto ci sono in giro dei forzieri, c'è un po' di roba da prendere. Ok, questa. Un'altra avventura ti aspetta, eh? No, teletrasporto. Cosa sarebbero? Sembrano dei robot. Marmo? Uova di marmo con gli occhi. Stupidiccio! Stupidiccio! È il tuo meglio? Bombarda! No. Legnoso! Professore Sagat! Siete pregati di non farvi a pezzi in orario scolastico. Gli studenti sono sostituibili, ma questo teschio di nero delle Ebridi è un pezzo unico. Però... è un ricordo dell'assalto contro i bracconieri del 1878. Lo conoscerete. Ora, vi chiederete come ha potuto un'anziana come me sconfiggere da sola la più grande banda di bracconieri del Galles. Forse siamo nei primi 900. Vivere boh. Per vantarsene. Pure 1898. Per le persone sagge, l'età conta ben poco. Oggi ci eserciteremo con un incantesimo che mi ha salvata dai maghi oscuri più volte di quanto mi piace ricordare. Levioso. Levioso? Un incantesimo di levitazione? Levioso! Un avversario sorpreso e un avversario debole. Vuoi provare a difenderti, Pruett? Una cosa che ho imparato bene da indicibile è il valore della semplicità. Soprattutto nel cuore della battaglia. Ora, mettiamo alla prova ciò che abbiamo imparato, partendo da zero. È indicibile. Potevano mettere il tempo e poi fare un confronto mondiale, vedere... con il copo di centesimi, ovviamente, se no... Guarda che non credo di essere... ovviamente ora, tra i meglio, tra i migliori. Iniziamo dall'incantesimo base.
Visto? Il manichino ha deviato la magia. Ora lancia prima Levioso, poi l'incantesimo base. Un avversario su Levioso. Bene? Ben fatto! Molto bene, ma il modo migliore per fare pratica è il duello. Iniziamo con voi due. Duellanti ai vostri posti. Ecco il tuo benvenuto a Hogwarts. Ora, esigo un duello reale. Userete solo Levioso, incantesimo base e proteggo. Potete iniziare. Levioso, non può essere il tuo primo duello, questo. Diciamo sono che sono tutti in fretta. Tanti possessi abili. Stupidite! Sono levato. Levioso, ci sai fare. Perspicacia. Amo i duelli movimentati. Non male come prima volta. Devo dire che ti difendi bene. Non si va. Allora. Ti ho messo alla prova? E ti sei dimostrato all'altezza. Punti per Grifondoro. Grazie, professoressa Hecate. Sono felice di aver avuto la possibilità di esercitarmi. Da ciò che ho visto oggi, credo proprio che possiamo aspettarci grandi cose da te. Pretendo l'eccellenza dai miei studenti, perché non solo siete in grado di raggiungerla, ma dovete farlo. Un duello in classe è un conto, ma combattere maghi oscuri o, come sempre più probabile, goblin è tutt'altro paio di maniche. Capito, professoressa. Quindi ti consiglio di continuare a esercitarti con assiduità. Magari il signor Sallow saprà darti qualche dritta. Di nuovo, ottimo lavoro oggi. Avrò presto nuovi incarichi per te. Praticamente ho fatto bene, Harry Potter. Basta dare spettacolo per oggi. La lezione è finita. O più suo padre, forse. Comunque, mi ero messo a ridere quando c'era stata la scena della carrozza. Perché lui ha fatto un sorrisino che mi sembrava lo stesso sorrisino, scusate, finto di Harry Potter quando soprattutto era bambino. Se voi riguardate i film adesso, sono molto migliorati come attori, crescendo ovviamente. All'inizio, i primi due film, erano un po' tutti impacciati. Ron in realtà era molto più espressivo da bambino, molto più simpatico, molto più espressivo. Ma in generale tutto l'Harry Potter si è incupito molto verso, si vede proprio, verso, cioè il primo è proprio adatto anche a un pubblico giovane, man mano che prosegue diventa sempre più oscuro, poi c'è il discorso un po' dell'adolescenza, eccetera. Però lui appunto aveva questo sorriso fintissimo e sembrava uguale. Qui, là, perché ovviamente era un bambino e quindi aveva i suoi limiti anche come attore. Qua invece è un discorso di limiti di animazioni facciali. Se conosci gli incantesimi giusti, saranno i maghi oscuri a temerti e non viceversa. Hai duellato con Sebastian. È un avversario molto forte. Complimenti. Ma avete freddo? Cos'è? Vi state scaldando? Che parla con Sebastian. Ben fatto. È stato divertente. Quel duello è stato incredibile. Presto sarà sulla bocca di tutti. Sì, è stato un buon allenamento. Allenamento? Mi è sembrato di affrontare un esperto. A proposito, sono Sebastian Sallow. Non pensavo che potessi essere così abile con la bacchetta. A meno che... forse questo non era il tuo primo duello. Lo era. Non so, forse ho un talento naturale. Puoi scrivere quanto vuoi, però abbiamo... La magia richiede intento e talento. Sai che ti dico? Potresti essere perfetto per un certo club di duello clandestino. Fight e club. Esclusivo. La prima regola è non parlare dei Fight Club. E poi che ne parli. Allora, come duello, io sono stato sincero, voglio dire, duello non l'abbiamo fatto, abbiamo affrontato nemici multipli. Insomma, sembra interessante. Esclusivo e clandestino, hai detto. Ci sto. Ci sto. Noi siamo audaci. Ottimo. Lo sapevo di averci visto giusto con te. Se vorrai sfruttare appieno il tempo qui a Hogwarts, di tanto in tanto dovrai infrangere qualche regola.
Che sia unirti a un club di duello segreto o intrufolarti nel reparto proibito della biblioteca. Devi solo essere abbastanza in gamba da non farti scoprire. Ti ringrazio, Sebastian. Lo terrò a mente. Bene, è stato un piacere parlare con te. Sono sicuro che ci rivedremo presto. Forse in qualcosa di clandestino. Così scopriremo se hai vinto per abilità o fortuna. Se ti interessa, cerca Lucan Brattleby vicino all'ingresso della Torre dell'Orologio. Bella però la cravatta, quel verde lì. Livello 2. Più 15 punti vita. Quando ero piccolo io non c'erano ancora tutte le serie americane come sono venute poi. Principalmente c'erano prodotti inglesi in Italia, quindi per esempio, come ho già detto un'altra occasione, i libri illustrati di Richard Scarry, per esempio, che aiutavano a imparare l'inglese o comunque erano adatti per i bambini piccoli, con personaggi tutti antropomorfi ma animali sostanzialmente. Oppure c'erano telefilm inglesi. Io per esempio ero innamorato di quello che in Italia si chiamava Attenti a quei due. In particolare io tuttora amo moltissimo la colonna sonora, la canzone iniziale. In inglese si chiamavano The Persuaders. Protagonisti era Roger Moore e l'altro, come si chiama, Tony Curtis. Adoro quella canzone, ogni tanto dopo qualche anno la riascolto volentieri. E quindi c'era molto questa cosa dell'Inghilterra. Io mi ricordo che perfino all'epoca dicevo che da grande sarei andato a abitare in Inghilterra. Adoravo e tuttora adoro le case con i mattoni rossi, per esempio. È uno dei miei preferiti. Però in generale l'ambiente, diciamo, inglese in cui ci sono appunto i mattoni rossi, siepi, verde scuro, questi colori, diciamo così, mi colpivano molto. Anche infatti quando per esempio vedevi in circolazione le prime Jaguar, così, quando la mia preferita era color verdone, color verde scuro, no? E quindi quella cravatta da serpe verde, quel verde lì bello con le strisce bianche, molto molto carino. Ma questa non è... Ah, pensavo che il Levioso fosse per quelli del primo anno. Ora non più. Ma non siamo dotati, eh. Vediamo anche la magia antica noi. Allora, vediamo. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Di là? Qua? Protego! Ho sbagliato tasto. Qui ci sono i fantasmi. Sono 400 anni che sento ripetere sempre le stesse cose e ne ho davvero abbastanza. Tra noi è finita. Basta! Vi siete lasciati? Qua abbiamo le cose che suonano da sole. Bisogna anche dare un'occhiata. Comunque lo faremo a mano. Adesso cerchiamo anche di proseguire. Sicuramente ci sono un sacco di cose da leggere, da scoprire. Il professor Ronan tende sempre a dilungarsi un po'. A volte dobbiamo ricordargli noi che la lezione è finita. Alcuni di noi preferirebbero che non lo facesse. Non abbia mai avuto. Totalmente incapace di avere un qualsiasi tipo di rapporto con gli studenti. Penso che non ci sia neanche uno studente a cui piace il professor Black. Magari fanno finta, ma in realtà lo detestano. Un po' di gossip. Però la voce poi vanno via, boh, c'è qualche problema. Cioè, per fortuna c'è i sottotitoli, però... è che sarebbe anche interessante appunto ascoltare un pochino. Ehi! Dietro di te! È rimasto un posto libero. Grazie. Ciao, sono Natti. Quindi sei tu il nuovo studente. Hai già conosciuto il professor Rowe? Possiamo iniziare?
Benvenuti al quinto anno di incantesimi. Bene, sarà un anno fondamentale per la formazione in questa arte magica. Ma io sono certo che saprete affrontarlo con la passione e il rigore necessari per una simile sfida. Bene, ragazzi, adesso aprite i vostri libri alla pagina 517. Ma prima di iniziare, qualcuno di voi sa qual è la differenza tra le formule dell'incantesimo cambia colore e quello di crescita? Nessuno? Proprio nessuno? Temo proprio che ora sia un po' troppo tardi per studiare. L'estate ha fatto molto male alla vostra preparazione. Si direbbe che durante le vacanze vi siate lanciati oblivion a vicenda. Almeno sapete fare un incantesimo di appello, sono le basi. Vedo che sarà necessario un bel ripasso. Trovatevi un compagno e prendete posizione ai lati opposti dell'aula. Ora useremo quei libri come fossero gli oggetti contundenti che pensate che siano e a turno eseguite un'evocazione per toglierli di mano all'altro. Basterà un libro per ogni coppia di studenti, signorina Day. Grazie, torna a posto ora. Accio. Accio. Noi siamo dotati. Impari davvero in fretta. In te vedo del potenziale, ma ricorda... Il sorriso finto. Non serve senza allenamento. Insisti. E potrai sfidare la signorina Onai. Ben fatto, per oggi abbiamo finito. Basta. Visto che avete tutti acquisito le basi e che è una giornata davvero splendida, stavo pensando che potremmo concederci una piccola escursione per goderci una bella boccata d'aria fresca. Seguitemi. Penso che piacerebbero a un sacco di studenti le lezioni così brevi. Finito.